per esempio decisivo. Ovo fu presente come non mai, che fece per intero la sua parte, che non era quella del protagonista mediatico, ma era quella dell'accompagnamento e della animatura della posizione del partito, anche nell'esigenza di non sovrascorrere il segretario del partito, di non sovrascorrere la mafia, il suo motivato pessimismo, il suo giusto sdegno, il suo rigore isolato, di non sovrapporlo e di assumere responsabilità più grandi di quelle che possono essere stato personalizzato di nuovo. Oggi non è facile perseguire il senso di disfacimento di quell'epoca. Somiglia un po' a quello di oggi, onestamente, ma non è facile cogliere quello di allora, anche perché la storiografia, quello che ho detto, come si diffonde su questo, perché marcia su altri schemi, non marcia sulla valutazione che facevano i laici della continuità della situazione del momento, marcia su altri schemi, e quindi si sottovaluta. Mi chiedo scusa se leggo appunto una nota che del 21 aprile 77, che appunto sta qui dentro questo volume, che forse dà qualche senso. In queste due ultime settimane si è diffusa la sensazione di impotenza delle forze politiche a modificare la caduta generale verso cui tutti hanno la sensazione che si marcia. La DC e i suoi tecnici, i cigani, Andreotti resti, i socialisti sono incerti, i socialdemocratici in bene e così via. Dappertutto l'impressione di una fuga senza fine verso l'abisso e di una totale impossibilità di fare atti politici che arrestino la caduta. Ieri alla Camera il discorso di Cossiga ha dato la misura delle cose. Dopo i fatti di Roma, non un arresto, non una perquisizione, non una decisione. La traslazione è stata un'anima, insomma. Due deputati comunisti sono andati dai evangelisti con cui stavo parlando, gli hanno detto: ma siete pazzi, almeno dateci un arresto, dateci qualche cosa. Si è poi avuto la sensazione che la caserma dei sottufficiali di pubblica sicurezza di Lettino si fosse ammutinata. Ammutinata. Così che è stato in dubbio se lasciare la Camera e andare a Lettino. Ha preferito restare alla Camera. Dodi Negri, ricordate Dodi Negri? Dodi Negri prevede che presto sarà rapito e ammazzato un altro esponente politico. Ma nessuno pensa che si possa fare politicamente qualche cosa. La DC è il problema, PC i suoi. Una situazione di disfacimento. Ma mi ricorda qualche cosa oggi, magari. C'è Macron, è vero, che forse qualche cosa può significare per l'Europa. C'è Macron, noi avevamo una mamma, purtroppo avevamo 60 anni di anticipo e quindi non ha la funzione, non poteva avere la funzione in quel paese, con quelle forze che aveva Macron, una situazione di disfacimento europeo uguale, ma è tutto diverso come struttura e come forza. E in questo quadro che si generano due tentativi politici antitetici. Da una parte ci sono i leader dell'ultimo governo, Moro e la mafia. La mafia con le funzioni di tiro, di spinte che gli erano consuete. Moro conviene con il disegno inclusivo, come si chiamava, il disegno inclusivo della mafia, sull'utilità dell'apporto comunista. Ma non può non frenare per le resistenze che è contro del suo partito, una gran parte della gerarchia ecclesiastica. Buona parte del mondo occidentale. Questo è lo schema di Moro e la mafia, uno schema strategico che vede un momento di formazione di un nuovo sistema politico e poi l'evoluzione del sistema politico, un sistema bipolare, moderno, come c'è la democrazia europea. Dall'altra parte c'è lo schema di Andreotti, un accordo limitato con il Partito Comunista, come un accordo di potere sostanzialmente, necessario da certo nell'emergenza, ma niente di più, senza alcuna robustezza programmatica, senza alcuna visione strategica, e anzi rispondendo al concetto moderno dell'incontro cattolici comunisti che era di Togliatti,
passa come un grande realizzatore della politica di solidarietà nazionale. In realtà fu la causa vera del suo fallimento, su questo schema, però è la grande di solidarietà fallita in Brescia. Ma lì, un incontro di sicuro rilievo fu quello che del 1 aprile 77 la madre Biasini vero con Moro nel suo studio di via Savoia. Leggo nel mio diario, Orlo mi dice che Moro è stato molto incoraggiante e di fronte alle critiche di La Malfa ad Andreotti non lo ha difeso. La Malfa a parte gli affermava che Moro è migliorato la maggioranza con tendenti comunisti, che non detto. Però ci vuole un anno per arrivarci e i prezzi pagati furono enormi. Nella decina Moro cedette ad Andreotti nella guida dell'operazione, con il risultato del svuotamento politico e programmatico del governo si formò e andò alla Camera per tutto il circondamento Moro. Il secondo prezzo, come sappiamo, è il successo dell'azione delle Brigate Rosse e due mesi di prigionia che si conclusero con la morte di Moro. Come disse lucidamente Antonio Maccanico, un grande processo di rinnovamento politico è stato interrotto non da fattori politici, ma da un assassino. Siamo a questo punto nella vita italiana, un periodo che si conclude con l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. E in questa fase, proprio con assoluto riservo, è una parte molto rilevante. La Malfa era sempre pensata a Moro come Presidente della Repubblica, Moro come espressione del disegno rinnovatore della vita italiana, come massimo interprete che si posto alla testa dello Stato a dirigere ancora la vita dello Stato. Ucciso il leader democristiano, il disegno politico inclusivo rimaneva affidato alla Malfa, non poteva essere affidato naturalmente a Berlinguer, che lo seguiva. E noi pensavamo che, a cominciare da Otto, pensavamo che il candidato naturale alla presidenza era appunto il leader del Partito Repubblicano. Contro di lui giocò il veto di Craxi, che pensava invece ad uno schema politico del tutto diverso, un segno di accordo tra i socialisti e i dorotei, alternativo allo schema dell'Unità Nazionale. Come segretario del PRI, Otto aveva il compito di avere importanti i rapporti con il segretario degli altri partiti, quindi una posizione delicatissima nell'intreccio di colloqui, di informazioni, di dichiarazioni che si innestano, occasioni come queste che sono molto complesse. E si rivelò importantissimo il rapporto personale tra Otto e il segretario della DC Cagnini, due della stessa terra romagnola, due galantuomini, si erano molto intesi nei mesi precedenti nella valutazione della negatività del progetto Andreotti e della salvaguardia del progetto Moro La Malfa alternativo. Si erano molto intesi e furono i contatti con Pino Gonzaga che permisero a loro di intuire con anticipo su tutto l'inesorabile esito delle elezioni presidenziali. La DC non si sentiva di poter superare il veto dei socialisti. In una riunione che ci fu tra i segreti dei partiti, Craxi molto duramente si rivolse a Zaccagnini e disse: insomma, tu ci devi dire che non vuoi un socialista nella presidenza della Repubblica. E quindi la DC non superava il veto socialista a meno che il Partito Comunista non avesse preso la decisione di votare la Malfa a prescindere dal veto socialista, cioè rompendo in sostanza con il Partito Socialista. Berlinguer intendeva questa possibilità, ma la direzione del partito, riunita alla Camera, mise a sua volta il veto alla rottura dei rapporti tra comunisti e socialisti. E quindi due veti congiunti bloccavano la decisione della Malfa. Delle voci e delle speranze che si agitavano. Otto lo vide per primo e operò di conseguenza con grande acutezza psicologica
con grande discrezione. Fece sì che la Maffa prendesse gli stesso l'iniziativa di ritirare le candidature e di invitare il democristiano comunista a portarsi su Pertini, che era un uomo molto sgradito a Craxi. Il mio grande timore, dicevo oggi, è che il Partito Repubblicano rimanga estraneo all'elezione proprio del Presidente della Repubblica. Salvò così il voto politico del partito e salvò la sua possibilità di giocare una parte della fase politica nuova che si apriva, di non emarginarsi al di fuori del processo di sciogliere. E in certo senso salvò anche la posizione di La Malfa, che uscì appunto non certo vincitore, ma neppure perdente, tramutò un successo, non una disfatta, ma una situazione di equilibrio. La risultata è il compromesso su Pertini, sgradito al Craxi, gradito al comunista repubblicano di cui. Come potete immaginare, avrei da oltre altre cose da dire solo, però il mio tempo è scaduto. E quindi soltanto sottolineo quelle che possono essere definite doti personali un po' anomale, un po' straordinarie. Oddo si mascherava dietro questa casualità, ma a me ha colpito la pagina dell'ultimo dei suoi racconti, in cui un nuovo passeggio in autunno, la spiaggia di Cesenatico deserta, e riflette da uomo politico che sa di essere senza clamore, come che ha fatto, un uomo politico che ha dato molto e ha fatto per tutto il suo dovere. Questa è la figura che esce dall'ultima pagina, della figura di lui che resta nella metà.